creare in noi l'amore per la musica e a rinforzare la voglia di portare avanti l'impegno con noi musicanti. Ci auguriamo che dopo questa sera ci siano altre occasioni per divertirsi e crescere insieme nella musica. Buon concerto a tutti. Per banda, e lui scrive questo brano dedicando
l'amore che ha per la musica, e ha tre grandissimi amori: la musica barocca, la musica pop e la musica swing. Quindi sentirete questi generi musicali che si incrociano l'uno con l'altro. Buon ascolto. Thank you.
campagna musicale, quindi dobbiamo toccare con forza qualcosa di popolare. E quindi abbiamo scelto questo perché insomma pensavamo di fare gradito thank you.
siamo andati in plano originale sempre delle stazioni del Banda, Gothic e Capital. Immaginate che questa nave di barbari arriva nel nord della Normandia, lì siamo in Francia, non hanno mai visto una cattedrale perché loro vivono ancora dentro le palamone, vedono questa cattedrale sono colpiti dalla bellezza. Buon ascolto. Thank you.
una poesia. Thank you.
concerto con un tallo che io personalmente dedico a tutte le signore della banda, perché non è facile mantenere questa passione, avere una propria vita personale, una famiglia, i figli, cioè, e portare avanti questa grande arte. Quindi personalmente questo ballo lo dedico a tutte le donne che sono musiciste, Santa Cecilia, Giovanna, Gloria, Sabrina, tutte, a tutte voi, a tutti voi che siete. Thank you.
quando, Dal 1999 io sono rientrato in questa banda e non la sentivo così, solo negli anni, primi anni 2000, poi piano piano siamo andati sempre più. Peccato, peccato veramente. Cominciamo con i ringraziamenti. Innanzitutto un grande grazie a questi ragazzi della banda di Cave. Vivere questa bella emozione a noi della banda di Arcinazzo, perché non si sentiva da tanto tempo una bella banda così piena con tutti gli strumenti. Grazie. Presidente della banda di Cave, se può venire a dire due parole. Ma non c'è, è peccato. Io questa sera devo fare le veci del presidente nostro, che per gravi motivi questa sera purtroppo non è presente, quindi poi vediamo un pochettino. Non so gravi motivi, scusa. Prego. Cioè, il vicepresidente, gli facciamo dire due parole, prego. Stringi perché hanno un po' fame. Io spero che non avete mangiato oggi, spero che mangerete tutto stasera, quindi speriamo. Vabbè, ringraziamento poi lo voglio fare all'amministrazione comunale, è ovvio, nella persona del nostro sindaco Giacomo, che non c'è, però c'è l'assessore alla cultura, che se vuoi venire a dire due parole, perché dobbiamo ricordare che Giacomo, oltre ad essere il nostro presidente onorario, ci sostiene anche molto, cioè molto vicino in tutte le circostanze, insomma, quindi grande persona. Assessore. Io volevo ringraziare pubblicamente il maestro Mauro De Santis, perché non solo un grande cultore della materia, il mio primo approccio alla musica è un retaggio di una supplenza di terza media che venne a spiegare Pierino il Lupo, quindi fu per me ancora, sono rimasto a Pierino il Lupo purtroppo, però che è riuscito a fare questo straordinario connubio tra la banda di Arcinazzo Romano e della città di Cave. A questo punto bisogna riproporlo durante le festività natalizie questo concerto, perché ci dobbiamo provare. Thank you.
grazie veramente di cuore. Maestro, ci possiamo contare? A domanda. Buonasera a tutti e complimenti. Del parroco Don Crispino, che questa sera non c'è. Però qui lascio un attimo la parola. Vi porto il saluto di Don Crispino, che vi è vicini, è contento che voi siate venuti a casa. Un grazie perché avete reso questa chiesa una cassa armonica eccellente. Veramente di cuore grazie, perché avete parlato un linguaggio universale, che è il linguaggio della musica. Il maestro sa che molte sere io ho già gustato in anticipo questo concerto, no? Perché ho avuto modo di partecipare alle prove. Un grazie veramente di cuore anche alla banda Città di Cave e soprattutto a questi giovani che dimostrano che la musica è ancora un linguaggio forte che può andare oltre. Mauro, a parte la tua sciatica, però un altro concerto ce lo puoi dedicare. Grazie soprattutto perché ancora oggi, dopo tanti secoli, vi ricordate che Santa Cecilia è la vostra patrona. La donna innamorata della musica possa farvi sperimentare sempre, durante la vita, durante i giorni tristi, che c'è qualcosa per cui vale la pena ancora stare uniti. È un linguaggio che non avrà fine. Grazie ancora e viva Santa Cecilia! Cristiani, il parroco non mi ha raccomandato nient'altro, mandali a casa da cristiani e non da profani, quindi vi darò la benedizione del Signore. Un altro piccolo ringraziamento va a tutte le persone che ci aiutano quando è necessario magari organizzare queste cose qui, e questa sera in particolare a Luigino Gabrieli, che ci ha dato una mano per portare su Luigino. Caricare di caro vicino, perché non torni a suonare con noi? Buona serata a tutti, grazie.